Io volevo chiedere come è nata in te la voglia di allevare, ma di allevare proprio pitbull. Sì, buonasera a tutti, sono Calina Abramo, allevatore di pitbull e responsabile del Working Pitbull, che è una sezione di lavoro. Beh, diciamo che sono sempre stato molto appassionato di cani. Poi si sa che i cani ci sono di molte razze, ognuno sceglie la razza che gli piace di più, che comunque ritiene una razza più vicina al suo carattere o che comunque... È stato quello che ti ha spinto. Ecco, stiamo vedendo un filmato del vostro allevamento. Abramo, quanti cani in questo momento ci sono? Quanti pitbull ci sono nel tuo allevamento? Ma in allevamento in questo momento a Marano Ticino ci sono almeno 52 pitbull di diverse linee di sangue, di diversi ceppi. Ci sono cani che sono stati selezionati nell'America del Nord, altri nella Bassa California, altri addirittura in Italia, perché si può già parlare di ceppo italiano, visto che sono più di 20 anni che vengono selezionati in Italia. Ma cosa è successo secondo te per cui da un po' di tempo a questa parte i pitbull sono nell'occhio del ciclone, è il caso di dire? Ma allora, la storia del pitbull nell'occhio del ciclone è una definizione molto molto impropria, perché c'è sempre stato un cane cattivo di turno. Pensiamo a 15-20 anni fa, quando c'era la credenza, la favola popolare, che al Doberman cresceva il cervello e non cresceva il cranio. Ultimamente poi, parlando con autorità, ho girato parecchio, loro per pitbull intendono non l'American Pitbull Terrier, che è una razza ben selezionata. Qui vediamo delle immagini di ricerca, sono anche di pitbull che sono omologati a pieno titolo nel soccorso in protezione civile, ma per pitbull, dicevo prima, si intendono tutti quei cani che loro non riescono a identificare. Bramo, scusa se ti interrompo, mi dicono un'email, anzi voglio ringraziare la redazione che ci... Ferruccio da Pavia, io posseggo un cane Dover, è proprio l'argomento, ho sentito che crescendo si restringe il cervello, è vero? Abramo, è vero oppure è una storia? Ma questa qui è la classica leggenda metropolitana. Poi c'è anche una grossa curiosità: questa leggenda metropolitana, che ha preso ormai possesso in tutte le menti delle persone non esperte, è una favola che ha fondamento solo in Italia. Se leva in Francia... Quindi smentiamo, Ferruccio non è vero. Assolutamente. 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 Senti Abramo, ma... Come anche i falsi miti sui pitbull, la mandibola che si chiude, il cane che non lascia mai, il cane picchiato nel sacco, sono, come dice il proverbio, fa più rumore una pianta che cade che una foresta che cresce. I pitbull sono al primo posto in America, non lo dico io, lo dicono le statistiche del Washington Dog Center, come attitudine. Sono i cani che hanno preso più medaglie d'oro, meglio premiati, addirittura il cane in Italia che ha fatto il massimo punteggio in protezione civile, 198 punti su 200, è un American Pitbull Terrier. Beh, quindi insomma, ma allora che cosa succede? Il padrone che lo rende aggressivo? Ma qui secondo me la cosa proprio da chiarire è che è un sistema autoeccitante. Si dice che i pitbull sono cattivi, lo si ripete sempre, e allora chi è che arrivano i clienti che vogliono i cani cattivi. Più si parla che i cani sono cattivi, più clienti vengono a cercare i cani cattivi. È un sistema autoeccitante così. Da me è venuta gente, tocca tutti i cani, i miei cani, uno li può toccare tutti, vanno via delusi dicendo: ma questi qua non sono cattivi. Ma perché devono essere cattivi? Ah, proprio cercano loro. Ma sì, è normale. Se domani mattina dicono che in un certo posto c'è un incidente, vanno tutti a vedere, perché la morbosità, la curiosità. Ma questo è successo non solo con i pitbull, è successo con i Doberman, con i Rottweiler, c'è sempre un cattivo di turno. Quindi insomma, voglio ricordare il nostro numero telefonico 02 66 04 57 43, la nostra casella di posta elettronica per quel che riguarda le vostre mail, canale italia@iol.it per le domande ad Abramo, per le vostre curiosità che sono sicuramente tante. Intanto faccio un'altra domanda ad Abramo. Senti Abramo, ma più uomini o più donne si avvicinano all'acquisto di un pitbull? Ma allora, ultimamente c'è questo da dire, che guarda questa, vediamo questa fotografia. Questo qua è il simbolo della Marina americana. Questi sono cani del 1900, tanto per dimostrare che non sono cani fatti in laboratorio. Nel nostro allevamento, come tutti in altri casi di gente che alleva a livello professionale, siamo in grado di risalire con la banca dati fino a 130 anni indietro. Questo qua è del 1912. Ah, quindi insomma. Sì, questo qua è Colby Pincher del 1918. Quindi insomma, questo qui è Brown del 1932. Smentiamo un altro luogo comune. Questo qui allora, del 1900, ma certamente sono leggende metropolitane. È come la storia di quando i ragazzi buttavano i vetri dal cavalcavia. Due ignoranti hanno iniziato a buttarli, 10 li hanno imitati.
è un sistema allora... autostante che sì, non però, si può fermare. Scusate, il fatto è questo, che quelli che hanno fatto vedere in TV erano tutti pitbull. No, no, assolutamente. Casuale? Beh, oddio, siamo parlando di pitbull che sono aggrediti. No, guardi, allora, non credo che allora al, di là, al di là, io ho parlato anche con trasmissioni televisive dove c'erano specialisti, ho detto, allora, signori cari, siamo un po' realisti. Il ministro Sirchia, sono andato anche a una trasmissione dove c'era il ministro, ha detto che ci sono stati 70.000 casi di mossegature, più o meno gravi. I giornali dicono che mordono 3 pitbull al giorno, non è vero, perché ce ne sono pochi. Facciamo che siano 10. Scusa Abramo, solo un attimo perché abbiamo un'altra email, cerchiamo di... Carla da Novara, qual è l'età giusta per acquistare un cane quando è appena nato? Grazie. E quella l'età giusta? Un cane minimo, si compra per... l'età giusta sono i 3 mesi, ma per 2 motivi principali. Prima di tutto un cane che non ha almeno 3 mesi di vita non può essere coperto adeguatamente da vaccinazione. Prima cosa. Seconda cosa, quando si porta in un cane troppo cucciolo, al di là dei problemi sanitari, ci sono anche dei grossi problemi comportamentali. Quindi diffidare sempre da chi vuole vendere un cane, chi vuole sbolognare, si dice in dialetto, un cane di 40 giorni. Vuole risolvere il proprio problema, vuole risparmiare i soldi e dà un cattivo servizio, perché il cane comunque sia, è brutto dirlo, ma è un prodotto selezionato dall'uomo. Gianni da Piacenza, qual è la razza, il nostro allevatore, qual è la razza più adatta per fare crescere un cane con un bambino di 3 anni? Qual è la razza più adatta? Ma di razze ce ne sono molte e sono molte adatte. Adesso dire una razza per un'altra ce ne sono tantissime. Ma una dai, una dritta. Pitbull va benissimo, Boxer va benissimo, questo senza trascurare altre razze, non è questa la cosa importante. La cosa importante è far capire al bambino che un animale è una cosa vivente, che ci sono delle regole che bisogna osservare. Questa qua è la cosa più importante di tutto. A 3 anni va bene comunque, è giusta età. A 3 anni non lasciare mai assolutamente un bambino solo con un cane, mai, perché il bambino può comportarsi in una maniera che per lui è normale, il cane potrebbe interpretare male. Assolutamente. Quindi mai, qualsiasi razza, mai, qualsiasi, anche i cani piccolini. Assolutamente. Allora ricordatevi, è la dritta del nostro allevatore, a 3 anni mai. Da che anno più o meno si può invece fidarsi? Ma lì non è che c'è proprio un'età, c'è da dire una cosa, dipende tantissimo dalla cultura che ha il bambino a livello cinofilo, il tipo di cane, perché al di là della razza c'è soggetto e soggetto, quindi ci sono dei soggetti nei boxer che sono ottimi, nei pitbull che sono ottimi, nei pitbull brutti soggetti e soggetti nervosi anche nei boxer e in tutte altre razze di cani. Quindi non si può, però bisogna stare attenti. Esatto. Attenzione, qual è la domanda, Carlo, per chi è? Sì, è per l'allevatore. Io ho sentito prima che diceva che col pitbull possono crescere anche i bambini. Al di là del fatto che non sono totalmente della linea che i pitbull sono così pericolosi, perché poi qualunque cane pericoloso, secondo come uno lo addestra, lo fa crescere, sicuramente se dobbiamo dare un'indicazione, un bambino può crescere con un labrador, può crescere anche con un cane di stazza grossa, ma sicuramente io eviterei di mettere in contatto con i pitbull. Ecco, allora adesso Carlo, brevemente perché abbiamo altre cose, ma Carlo stai attento perché lui ti risponde tramite televisione. Grazie Carlo, spero di riaverti qualche altra volta con noi, buona serata, ciao Carlo. Allora sentiamo, qual è la risposta? Risposta è che qua proprio si lavora solo di fantasia, perché è fortemente sbagliato collegare, anche per rispetto verso l'animale, il labrador come classico cane buono. È una cosa sbagliatissima e le dico anche una cosa. Se vi ricordate la famosa serie di Simpatiche Canaglie, in epoca, negli anni 20, anni 30, che venne riproposto in televisione, quello che voi vedete era l'Usernaipete, era proprio un pitbull. Il pitbull è un cane adatto per i bambini, ma io prima di tutto ho precisato una cosa. C'è pitbull e pitbull, c'è labrador e labrador, perché alla fine si va a fare la confusione che il cane da salvataggio, tipo San Bernardo, è un cane buono. Andatevi a formare, morsica da maledetti, perché si fanno queste associazioni sbagliate, cane salvataggio, cane buono. Ma chi l'ha detto? Andatevi a guardare le statistiche. E poi nella stessa razza c'è il soggetto ben selezionato e che ha un certo carattere, e c'è il soggetto che non ha carattere, come nelle persone. Comunque collegare il labrador al cane buono è un grosso errore. Bene, allora abbiamo sentito anche il parere, perché naturalmente ricordiamolo, io lo dico sempre, Abramo, lui è il più grosso allevatore d'Europa di pitbull.